Benvenuti ad Economia, dialoghi sull'impresa, lo spazio informativo di Confindustria Chieti Pescara che in collaborazione con questa emittente vi propone ogni settimana una tematica economica di attualità. Oggi, 8 marzo, giornata internazionale dei diritti delle donne, parliamo di diritto al lavoro declinato al femminile. Parliamo iniziando da dati consistenti e oggettivi. Il 2020 si è chiuso con un bilancio alquanto drammatico se consideriamo che su 10 posti di lavoro persi ben 7 erano occupati da donne. Andiamo ancora indietro, nel 2019, secondo Confindustria, ben 38.000 donne hanno dovuto smettere di lavorare entro il primo anno di vita del proprio figlio. Proprio per questo motivo Confindustria da tempo è impegnata in una serie di politiche a sostegno della occupabilità femminile e al riequilibrio dei rapporti tra famiglia e lavoro. Con questo quadro è ovvio che se ragioniamo in termini di imprenditorialità femminile ai vertici, solo il 23% delle donne è interessata e coinvolta come manager. Parliamo di questo con ospiti molto importanti che sono espressione di alcune aziende dal profilo internazionale. Presento subito, tutte sono in collegamento, parto presentandovi Francesca Bardelli Nonino, che è la responsabile della comunicazione web di Nonino Distillatori. Buonasera Francesca. Buonasera, grazie per questa meravigliosa opportunità, sono felicissima di essere qua a rappresentare la mia azienda. Ne siamo altrettanto contenti noi. Ancora in collegamento abbiamo Marina Cvetic Masciarelli, che è l'amministratrice unica di Masciarelli Tenute Agricole, donna del vino, nonché mia collega di associazione. Benvenuta, buonasera Marina. Grazie, buonasera a tutti, buon 8 marzo. E ancora abbiamo Antonella Marrollo, dirigente presso Tecno Asfalti e componente del Consiglio di Presidenza di Confindustria Chieti Pescara. Buonasera. Buonasera, grazie. È bello raccontarsi una volta ogni tanto. Grazie, grazie di questa opportunità e auguri. Ne abbiamo veramente bisogno, c'è bisogno che le donne abbiano la possibilità di raccontarsi e io inizio proprio da Antonella Marrollo, alla quale desidero chiedere un po' di informazioni in merito al suo modo di vivere il lavoro al femminile, visto che crede molto nell'associazionismo, ha iniziato in Confindustria come membro dei giovani imprenditori di Confindustria, poi ha proseguito anche con ruoli nella Camera di Commercio Chieti Pescara, fa parte del CDA di Confindustria. Le chiedo l'associazionismo in quale misura è stato importante per la sua azienda e giustamente qual è il valore che ha portato lei in quanto donna alla sua azienda e alla rete della quale fa parte. Intanto ancora grazie. È strano pensare a come questo il mio percorso imprenditoriale è andato di pari passo con quello confindustriale. Infatti avevo solo 18 anni quando mio padre mi ha chiesto di entrare in azienda e contemporaneamente all'entrata in azienda mi sono iscritta subito al gruppo giovani imprenditori di Confindustria e come giustamente dicevi tu ho percorso un po' tutta la strada. Abbiamo fatto crescere tantissimo il gruppo, sono stata 4 anni presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Chieti, ho frequentato il regionale, ma la cosa più importante è che sono riuscita insieme a tutti gli altri che con me hanno lavorato a portare la regione Abruzzo in seno al Consiglio Centrale di Confindustria Roma, allora presidente Emma Mercegaglia e io sono stato il primo elemento eletto dell'Abruzzo.
Ho percorso poi la strada sempre Confindustriale Senior, ANCE come costruttori, sono stata la prima donna presidente dei costruttori in Abruzzo ed oggi ricopro il ruolo, come tu dicevi, sia nel Consiglio centrale di presidenza di Confindustria che in Giunta di Camera di Commercio. Ma tornando un passo indietro a quello che è stato il mio percorso anche aziendale, a 18 anni comincia per me un duro lavoro per conquistare sul campo una leadership, ma soprattutto la stima e la fiducia degli altri che non dovevano vedermi come, semplicemente come la figlia dell'imprenditore. In azienda sono cresciuta con la testa di una donna, ma con la fermezza di un uomo. Ho sempre cercato di rovesciare in mio favore l'eventuale svantaggio di essere donna in un ambiente prettamente maschile, quello degli asfalti, attraverso l'umiltà, la competenza, la logica, i valori, la lealtà, perché tutti questi elementi per me costituiscono e compongono la mia idea di classe che distingue un leader. Ho sempre creduto nella competenza che fa la differenza sempre, al di là del sesso. La donna vuole fare impresa, secondo me, di qualità e vuole riscontrare la propria competenza nell'impresa. Ci vuole consapevolezza, avere dei valori che sono fondamentali e soprattutto ci vuole avere un sogno, che va costruito a tappe, dandosi degli step. Io ho capito con il tempo di avere un dono per il lavoro che faccio, non lo faccio perché in quanto l'azienda è familiare e penso che ognuno di noi ha un dono che deve soltanto diciamo, trovarlo e metterlo, individuarlo e farlo venire fuori come un vero talento. E questo quando viene fuori le persone te lo riconoscono, che lo sentono. Le parole guida che per me sono state importanti e sono tuttora importanti sono l'umiltà, perché penso che anche un vero genio lo si riconosce dalla semplicità. Sono la lealtà, che per me è fondamentale, è stata la mia maestra di vita. Sono la curiosità, perché non deve mai mancare per una crescita, bisogna sempre essere curiosi come i bambini. Credo nelle associazioni, tanto da farne parte e crederci e farne parte così attivamente in quello che possono dare in termini di crescita personale e di crescita della società. Sono cresciuta con un grande senso dell'appartenenza. L'appartenenza è un senso, è un sentimento che mi ha sempre accompagnata nel bene e nel male. Credo nell'importanza delle relazioni, del confronto, che auspico sempre. Ho sempre creduto che la differenza la fanno le persone. Credo nella società, credo nelle donne, credo in un giusto equilibrio di genere, perché come diceva mia madre, che è stata insegnante elementare per 40 anni, diceva sempre che le classi migliori erano le classi miste, le classi dove c'era sempre un giusto equilibrio, la forza del mix, lo chiamava lei. In questo ultimo anno, il Covid, tra i tanti problemi, quello che ha maggiormente evidenziato è l'aver fatto tornare indietro il ruolo delle donne come imprenditrici. Nel 2020 sono sparite, tu davi qualche numero prima, e in effetti nel 2020 sono sparite oltre 4.000 imprese gestite e guidate da donne. Non ci sono aiuti per una donna, o ce ne sono pochissimi, soprattutto se ha famiglia. È difficile coniugare ambedue i ruoli. Tanto che nel 2019, come dicevi tu, e questi sono dati proprio di Confindustria, circa 38.000 lavoratrici hanno lasciato il posto di lavoro ancor prima del compimento di un anno del loro bambino. Confindustria sostiene iniziative per una maggiore occupabilità delle donne, favorendo soprattutto la formazione scientifica e tecnologica, perché solo queste innovazioni possono essere la sfida per i nuovi giovani, e Perfetto, soprattutto per Marollo. entrare nelle alte professioni. Ecco.
Fermiamoci un attimo. Sì. Lei ha citato effettivamente dati, ha messo sul piatto veramente tanti tanti spunti per ragionarci. Fermiamoci un secondo perché vorrei, sulla base di quello che lei ha detto prima, coinvolgere un attimo Marina Cvetic, donna dal profilo internazionale, come d'altronde tutte voi che siete in collegamento, una donna del vino. Il settore del vino fino a pochi anni fa molto molto connotato al maschile. Chiedo a Marina come è stato l'esordio, come si arriva da donna a profilarsi così in maniera evidente a livello internazionale. Qualche aneddoto, perché no, magari. Prego. Sicuramente il fondatore di azienda Masciarelli, le tenute vinicole, è Gianni Masciarelli, quindi l'azienda è stata formata nel 1981 con tantissima passione, dedizione e l'amore per l'agricoltura. Mi soffermo sull'amore, perché l'amore è più forte di tutto, è un vulcano, è il magma. E l'amore di una mamma o dell'amore per la propria terra, l'amore per le tradizioni, è un'energia incredibile che porta avanti dei progetti, porta avanti anche dei sogni. Sicuramente una volta il mondo della viticoltura era maschile, perché c'era tanto da lavoro a fare a mano, c'era la fatica, c'era bisogno di sacrificarsi, alzarsi alle 4 della mattina e tornare a mezzanotte. Grazie allo sviluppo delle industrie, sviluppo della meccanizzazione, grazie anche alla tecnologia, questa fatica proprio fisica è sempre stata ricompensata, sempre con una fatica intellettuale, la fatica di cercare di nuovi sbocchi, nuovi mercati. Quindi anche l'apertura di tutto il mondo vitivinicolo negli ultimi 10 anni in Italia è cresciuto, e l'Abruzzo è cresciuto negli ultimi 10 anni più di 200% a livello di esportazioni. La Masciarelli ha in tutte e 4 province i vigneti, esporta in più di 44 paesi. La mia grande passione è il viaggio, viaggiare, incontrare le persone e parlare con le persone, quindi da sempre sono stata la export manager. E dopo 33 anni di viaggi lunghissimi, di relazioni sane con delle persone per bene che apprezzano il prodotto italiano, abbiamo portato dei risultati, tutti maschi e femmine messi insieme. Perfetto, mentre lei parlava, do del lei a Marina in maniera formale, ma obiettivamente ci diamo del tu perché siamo colleghe di associazione, e mentre c'era l'intervento scorrevano delle immagini bellissime che erano riassuntive di tutto quello sforzo e di tutto quell'amore deposto nel lavoro, veramente formidabile. E, se Marina non aggiunge altro, io passo la parola a questo punto direttamente a Francesca Bardelli Nonino, che rappresenta la sesta generazione di una importantissima azienda a livello internazionale, e, è stata anche la miglior distilleria a livello mondiale. Bardelli Nonino è responsabile della comunicazione web per il mercato USA e russo della famosa distilleria. Vorrei sapere, con la sua verve, con il suo brio, come può descrivere la sua azienda, qual è il suo ruolo e soprattutto che cosa hanno insegnato queste donne che hanno creato questa meravigliosa realtà a lei e come lei diffonde i valori della sua azienda. Allora, intanto grazie per questa opportunità. Beh, direi che la componente femminile nella nostra azienda è maggioritaria, ma più per destino che per scelta, nel senso che il fatto ho voluto che fossimo principalmente donne. Ma una delle cose che secondo me è bellissima ed emozionante nella nostra storia è che la Nonino Distillatori ha avuto la prima donna master distillatrice in Italia, che è stata la mia bisnonna Silvia. Lei ha cominciato a distillare perché ha perso il marito durante la Seconda Guerra Mondiale e prima faceva la cuoca nella sua trattoria di famiglia, ma per riuscire a supportare i suoi bambini, che aveva il mio nonno ancora piccolo e anche la sua sorella piccoli, ha dovuto cominciare a distillare, e
ti ha mandato questa passione, questo amore per la distillazione a mio nonno, che adesso è il nostro master distillatore, che è appunto innamorato pazzo di questo lavoro. E secondo me la cosa più bella che mi è stata insegnata è stato il valore che l'unione fa la forza, nel senso che indipendentemente dal fatto che tu sia uomo, che tu sia donna, la cosa ideale è riuscire a trovare il modo per valorizzare il talento di ognuno. E questo è stato quello che ha fatto diventare mio nonno e mia nonna il re e la regina della grappa, perché loro sono riusciti a lavorare insieme, rispettando l'uno il talento dell'altro, con mio nonno che faceva appunto, possiamo dire, la testa che distillava la grappa, e mia nonna che ha creato questa comunicazione di cuore, che è riuscita a trasformare, creando la prima grappa Monovitigno insieme a mio nonno, la grappa da Cenerentola alla regina dei distillati. E oltre che per me è sempre molto emozionante, perché la storia della mia famiglia, la storia della nonnino, per me è la prova che l'impegno, l'amore e la dedizione per il proprio lavoro sono in grado davvero di fare miracoli, che tutto diventa possibile. E secondo me questo può davvero essere di ispirazione a tanti giovani lavoratori, a tante persone che si mettono nel mondo del lavoro, perché quello che ti insegna è che la cosa più importante è appunto non mollare mai. Quando ci credi davvero tanto in qualcosa, ci metti l'anima, ci metti il cuore, sei in grado di fare magie, sei in grado di fare miracoli, come appunto anche il fatto che una distilleria del Friuli Venezia Giulia, di un piccolo paesino sperduto nel nord Italia, è diventata oggi la migliore distilleria del mondo, diventando la prima distilleria italiana, il primo brand di grappa ad aver riconosciuto questo titolo. Sì, per me questo davvero è emozionantissimo e bellissimo. Sì, si percepisce molto bene dal racconto, dalla emozione con la quale riesce a trasmettere tutti questi valori. È molto bello, complimenti per quello che fate. E quindi io passo adesso a Marrollo, che parlava giustamente di tradizione, di saperi condivisi, parlava anche giustamente del valore della rete, e chiedo in quest'ottica l'innovazione di prodotto, che leggo per la Tecnoasfalti, è veramente un must. Come si riesce in qualche modo a evidenziare in tutta la sua portata? Prego. Allora, in quest'ultimo anno, pur avendo tanta preoccupazione per tutto ciò che sta capitando con la pandemia, non siamo riusciti a stare un attimo fermi. Anche questo fa parte un po' della nostra azienda. Ed insieme a mia figlia Teresa, che è ingegnere e che è un vulcano, quando vedo lei rivedo me giovane, abbiamo lavorato tantissimo e con lei c'è un vero cambio generazionale, sia a livello di innovazione, sia a livello di digitalizzazione, che a livello di green. Abbiamo in effetti verificato e progettato un'innovazione per l'impianto di produzione di asfalto, e soprattutto abbiamo verificato la possibilità di un maggior riciclo di materie da smaltire. Stiamo dando una forte attenzione all'ambiente, che sia tutto più green, e anche all'inclusione sociale. Chiaramente tutto questo continua con la crescita e con la curiosità di cui parlavo prima, perché crescendo ed essendo curiosi si continua ad imparare. Per me la differenza la fanno comunque sempre le persone. Non esistono aziende innovative senza persone innovative. Niente non può essere affrontato. In momenti difficili in questi anni sono stati tanti per me, e l'azienda è stata una palestra di vita. La vita con il tempo mi ha insegnato che tutto ciò che è facile è stupido. Dalle difficoltà nasce la crescita, e tutto ciò che è facile non mi dà gusto ormai. L'impegno
è importante nella crescita. Nella vita, quando pensi di aver raggiunto tutto, a volte bastano quei 5 secondi, quei 5 minuti in più di impegno per far la differenza e fare anche una differenza importante. Penso che in tutti questi anni devo fare un punto di riferimento anche al mio ruolo di madre. Ho 3 figli e non è stato sicuramente facile conciliare la famiglia con quella con il lavoro. Personalmente non ho mai pensato però di rinunciare né all'uno né all'altro. Ho cercato di educare i miei figli non facendo distinzioni di genere. In effetti tutti sanno fare tutto. Sono sempre stata convinta che il massimo che si possa fare per loro è cercare di farli raggiungere una certa e una propria indipendenza, avere una cultura, dei valori, un rispetto per gli altri e soprattutto un amore per se stessi, perché tutto ciò è quello che più conta nella vita di un uomo. Decisamente. Spero di averli aiutati soprattutto ad ascoltare il proprio cuore, perché questa è la cosa più importante: venire fuori con le proprie esigenze, i propri valori e i propri desideri, per poter dire, come diceva la nonnino, quando ce l'hai poi nel sangue sicuramente rispondi sempre meglio. Senz'altro, bellissima questa sua esperienza, grazie per averla condivisa con noi. Vado da Marina Cvetic e mi ricollego con qualcosa che è stato accennato da Marrollo. Ha parlato di sostenibilità e di eco-green come approccio economico, e in tal senso noi possiamo dire che l'azienda Masciarelli, che compie 40 anni, così come mi ha riferito Marina, è sinonimo anche di un relais de charme ecosostenibile all'insegna della esperienzialità e di tantissime proposte che sono a supporto e a sostegno del comparto vino. Castello di Semivicoli. Marina, che cosa rappresenta questo gioiello che ha fatto parlare dell'Abruzzo in tutto il mondo? E sicuramente attraverso l'enoturismo siamo riusciti a essere anche un pioniere e portare un turismo altamente vocato, anche specializzato nel vino. Questo è stato un sogno lunghissimo, più di 30 anni abbiamo pensato come farlo, dove farlo, e l'opportunità di restaurare un antico abbandonato castello è stata una sfida, una delle sfide più grandi, più importanti, anche perché stiamo parlando di un paesino micro, stiamo parlando di entroterra, quindi non stiamo a ridosso di una grande città che può essere Firenze o può essere un luogo di mare. Stiamo parlando di un luogo attaccato alle nuvole. Io chiamo il Castello di Semivicoli un palazzo attaccato alle nuvole, quindi all'interno sicuramente abbiamo dato dei contenuti che ci sono arricchiti man mano con tantissimi suggerimenti del mio team, anche di mia famiglia. Oggi l'azienda è gestita a Masciarelli, il 50% del mio staff è femminile. Questo vuol dire che un percorso anche green, un percorso anche un gentile, pensato da Gianni Masciarelli circa 15 anni fa, e attraverso la certificazione LEMAS noi siamo una delle aziende che abbiamo progetto di sostenibilità ambientale, abbiamo diffuso a 360 gradi. Questo ci ha permesso di essere un Eco World Hotel, ma anche dare una visione concreta, una visione non solo con i prodotti biologici locali e quindi chilometro zero, ma anche abbiamo dato una percezione di un nuovo Abruzzo, di un Abruzzo di valore, un Abruzzo da scoprire, un Abruzzo dove
effetto wow, cioè le persone che tornavano via dal castello ci ritornano volentieri e sono piene di impressioni, perché questa esperienza è un'esperienza non solo dove si dorme e si pernota e mangia e beve vino, ma è un'esperienza dove si vanno a riscoprire le tradizioni, i piccoli borghetti, si va in bici, con la bici elettrica, si va in Molgofiera, io lo chiamo pop-up chateau, è un concept dove ci sono gli eventi culturali, dove ci sono le tour di libri, dove ci sono i scrittori, i giornalisti, dove c'è teatro, quindi anche un po' di divertimento, perché abbiamo cercato di avvicinare le persone anche di diverse generazioni e svecchiare quello che sia un vecchio castello, un vecchio palazzo chiuso, perché noi lavoriamo anche molto sull'inclusione. E un'azienda, un'impresa come Masciare li pensa anche includere delle persone, farlo partecipare e rendere partecipe a tutto quel che facciamo. Questo il nostro entusiasmo viene non solo siamo per Wine Spectator stati tra i 100 vini più importanti del mondo nel 2012 e siamo stati la cantina anche migliore dell'anno, il miglior vino dell'anno, ma abbiamo reso partecipe il sacrificio e duro lavoro di tutti i collaboratori, i miei dipendenti e la mia famiglia, e con la grande gioia che abbiamo interpretato anche nel mondo del turismo. Ora attualmente quest'anno è pronto un altro posticino piccolo, che è un guest house che si chiama La Cascina di Chiara, dove la mia seconda figlia, che è anche a 20 anni, perché Miriamni è da tanti, oramai è senior da tantissimi anni, mi aiuta nell'innovazione e anche nei percorsi di sperimentazione. Fantastico. Una grande passione. Fantastico. Prego. Marina, grazie per questo contributo. Noi speriamo che appena si potrà essere presenti a questo festeggiamento dei 40 anni di questa splendida realtà, comunicata molto bene, la comunicazione è un perno importante. Vado da Francesca, che in ascolto, leggo testualmente Francesca, che Fonte Focus dichiara che la comunicazione al femminile è più efficace rispetto a quella al maschile. Senza entrare in merito a questo che potrebbe essere in qualche modo un campanilismo, voi così energiche come riuscite a comunicare, come interpretate questa importante sfaccettatura della vostra attività e che cosa si sente di dire alle nuove generazioni? Beh, nel nostro caso diciamo che la comunicazione è fatta sicuramente di tanto 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 entusiasmo. La cosa bella nel caso della nostra azienda è il fatto di saper di raccontare la verità, raccontare la storia della grappa, della ricerca della qualità assoluta, della determinazione, una storia di battaglie e tante vittorie che hanno permesso alla grappa di arrivare a poter finalmente competere con i distillati che venivano apprezzati stranieri. Però appunto, più che comunicazione maschile o femminile, io parlerei di una comunicazione fatta col cuore o meno. Tante volte, anche adesso, nella comunicazione digitale si parlano sempre di grandi numeri, di pubblicità, eccetera. Però alla fine una delle cose per me più belle del lavorare in Nonino è stata anche la riprova che è la forza di quello che dici che conta, ancora più che investimenti in pubblicità, eccetera. È il fatto di poter comunicare qualcosa di autentico, di vero, di qualcosa che possa ispirazionare, possa ispirare anche le altre persone, appunto, perché per me la cosa bellissima è che qui c'è una storia che ha dei valori universali e questo secondo me quello che è appunto il vero valore della comunicazione, il fatto di ispirare gli altri, il fatto di poter raccontare la qualità dell'Italia, di un prodotto. Cioè, quando io parlo di Nonino, io racconto la storia di 6 generazioni che hanno combattuto per portare la grappa dove è oggi, e secondo me questo è bellissimo.
E in questa risposta c'è anche il consiglio. Grazie mille per questi contributi. Io a questo punto sono pronta per citare gli appuntamenti per i manager e imprenditori. Martedì 9 marzo, webinar Nuove frontiere delle tecnologie elettroniche per la sicurezza dell'uomo. E giovedì 11 marzo, webinar del ciclo di incontri Comunicare progetti e valori, Reputation First, come dare valore ai contenuti con Stefano Cianciotta, Confindustria, Chieti Pescara, Piccola Industria. Mail di riferimento economia@confindustriachp.it. Bene, siamo giunti quindi alla conclusione della nostra trasmissione. Io ringrazio i telespettatori, ovviamente, la regia di Andrea Di Fabio, le nostre ospiti, quindi Bardelli Nonino, ringrazio Marina Svetic e Marrollo, ospiti di Confindustria Chieti Pescara. Appuntamento lunedì prossimo alle 21:30.